Robinson with a left foot pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney under the left foot. Yeah! Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui tornati al nostro allenatore, il nostro Fulham. Siamo tornati, cercherò di essere più attivo in queste settimane, anche se non è facile per me con l'università, con le vacanze eccetera, però noi ci proviamo soprattutto a portare avanti questo Fulham in una classifica che si fa sempre molto più interessante. Come vedete qui c'è la classifica marcatori con Fonte a 12 reti e Carney a 11, quindi sono lontani da Jota che è il primo marcatore, però sono due buonissimi marcatori. Mentre se vediamo il tabellone, siamo primi con 5 punti di vantaggio sulla Aston Villa e 8 sugli Wolves, che però entrambi con una partita in meno, quindi alla peggio siamo con 2 punti di vantaggio. Proprio gli Wolves andremo a scontrare in questa prima partita di oggi. Faccio vedere un attimo il calendario con le 4 partite che giocheremo oggi, 3 giocate e una simulata come sempre. Wolves, il primo incontro che ovviamente giocheremo, poi abbiamo lo Sheffield, che sarà quella che simuleremo perché è quella tra le 4 più in basso in classifica, poi Preston e Queen's Park Rangers. Abbiamo ancora un po' di episodi perché abbiamo uno, arriviamo fino allo Sheffield Wednesday, poi due finiamo aprile e poi in teoria non ci sono altre partite, quindi non ne mancano tante, forse 3 episodi al massimo, 2 o 3 episodi dopo questo e finiamo la prima stagione. Abbiamo Davis infortunato per 3 settimane, quindi non lo potremo utilizzare contro gli Wolves, ma andiamo ad avanzare e andiamo a scontrare questi lupi mannari. Ok, scendiamo in campo con questa formazione. Non è la più forte perché non abbiamo Kluivert, che è una pedina fondamentale, però penso che lo metterò nel secondo tempo, era un po' stanco e quindi non lo voglio mettere dall'inizio. E non abbiamo Carney, il nostro capitano, non abbiamo nemmeno Tuanzebe, abbiamo Rima al suo posto, abbiamo McDonald al centrocampo, Gomes che entra al posto di Davis che è infortunato, però abbiamo Fonte, abbiamo Kebana, abbiamo De Jong, la squadra è comunque forte, possiamo andare a battere in casa questo Wolves. Ok ragazzi, visto che è una partita importante faccio vedere anche la loro squadra, che si presentano un 5-2-3 con Bonatini, Jota, Marshall davanti, Neves, Ndiaye, ottimo centrocampo, poi Douglas, Boli, non leggo il centrale, Bat, Doherty e Ikeme in porta. La squadra non è per niente male, Jota è comunque il capocannoniere di questo campionato, quindi c'è da stare attenti a lui, c'è da stare attenti un po' a tutto lo Wolves, ma noi siamo il Fulham, noi siamo più forti. Dai Gomes, subito per Camara, dai Camara, vai te, c'è mezzo Gomes che si è sovrapposto, ancora Gomes, il tiro, oddio, fuori di pochissimo. Questi inserimenti di Gomes però sono incredibili. Finisce qua il primo tempo sullo 0-0, partita tosta, veramente tosta. Un pareggio comunque non ci andrebbe male perché manterremmo il vantaggio sulla terza, che è il Wolves, e contro la Aston Villa ci abbiamo vinto nello scorso episodio, quindi abbiamo già un buon vantaggio. Cerca il filtrante alto per De Jong, buono, comunque un calcio d'angolo, io metterei Kluivert, è troppo importante avere davanti il nostro giovane, quindi Kluivert entra per Camara, per il momento va bene così, non faccio altri cambi, però ho bisogno di lui. De Jong, per Gomes, alla McDonald a spazio, cerca il tiro! McDonald, forse non c'è bisogno di Kluivert, c'è bisogno di questo gol, incredibile, di McDonald. Non lasciate mai 2 metri a McDonald perché vi punisce. Ragazzi, McDonald è incredibile perché è un ottimo centrocampista difensivo, però quando avanza si fa veramente pericoloso. Lì ha tirato una botta allucinante, imparabile. Attenzione a Wolverhampton, chiudiamo. La palla rimpallata ancora a loro. Proveranno forse un cross. Attenzione, qui invece c'è il filtrante, ma c'è la chiusura di Fredericks. Può far ripartire l'azione da Fonte che si appoggia a Kluivert, che si appoggia a De Jong. De Jong ancora a cercare Kluivert in qualche modo con questa palla. La palla perfetta per Fonte, la posizione regolare. Fonte, il tiro sbagliato di poco al lato. Rimaniamo sull'1-0. Ma Gomes là per McDonald, ancora per Gomes, cerca il filtrante per Fonte, buono ancora per McDonald, il tiro stavolta è alto. Ancora McDonald, forse un'ultima occasione sempre per noi. Con Fonte, se la porta avanti, Fonte non ha furia, non vuole affrettarla. Ancora Fonte, aspetta qualcuno, non riesce ad appoggiarsi. Siamo al 90esimo, forse l'ultima occasione in realtà per gli Wolves che la tengono in campo, ma qui Kalash, ottima chiusura, spazza via la palla.
ancora nostra e finisce qua 1-0, terzo 1-0 consecutivo in campionato, ma va benissimo perché è comunque una vittoria, gran gol di McDonald. Come vedete, partita con pochissimi tiri, ma quanto basta, un tiro in porta, un gol, va bene così. Vediamo un pochino la Aston Villa cosa ha fatto, ha pareggiato con lo Sheffield Wednesday e quindi dovremmo essere tranquillamente primi adesso, perché abbiamo una partita di vantaggio e 7 punti di vantaggio sulla Aston Villa, quindi alla grande. Alleniamo ancora i nostri ragazzini con Robinson, che lo voglio far crescere ancora, Gomes, Kluivert e pure Drommel, che potrei cambiare in teoria. Cambiamo Drommel, dai. Io metterei Jalot, perché? Perché non abbiamo tanti difensori centrali e Jalot dovrà essere utilizzato probabilmente nella prossima stagione, perché Rim comunque ha 30 anni e Kalash è in prestito, quindi dovremmo prendere sicuramente un altro difensore centrale nella prossima stagione. Però intanto alleniamoci un pochino Jalot, simuliamo tutto. Gomes ovviamente lo tengo perché voglio far crescere veramente tanto. Kluivert prende una, bravissimo Kluivert, guadagna in posizionamento d'attacco, che è la caratteristica che voglio allenare più di lui. Robinson si avvicina al 56, guardiamo, arriva una mail, non dovrebbe essere niente importante. McDonald che è contento per l'impiego e anche per il gol ovviamente. Io ragazzi ho deciso, prendo un giovane anche se non sono arrivati i resoconti più da vicino, però prendo questo ragazzo che può giocare un po' ovunque. Non voglio prendere il portiere semplicemente perché fare giocare 10 partite a un portiere è veramente dura, e quindi prendo questo Peterson perché 10 partite sono tante e non ne mancano tante di più a fine della stagione, quindi abbiamo ingaggiato e quest'altro portiere lo seguiremo più da vicino. Però vediamo un pochino questo Peterson che livello ha, perché oddio, ancora no, non è arrivato, dovremmo andare avanti, probabilmente avanzare. Ok, questo ragazzo non è così ottimo, è un 45, però ci dobbiamo accontentare, un ala sinistra, come se non avessimo molte, però lo dobbiamo promuovere assolutamente perché non abbiamo tempo. Ok, come vi ho detto prima, andremo a simulare questa partita contro il Sheffield, Aston Villa, comunque una partita in più adesso e ha 3 punti in meno, idem Wolves che però ha 5 punti in meno, quindi ragazzi anche se perdiamo rimaniamo primi con 3 punti di vantaggio, è una cosa ottima. Andiamo a simularci questa partita, ho messo Peterson titolare, in attacco insieme a Fonte, Kluivert, Gomes, De Jong, Carney, Sessegnon, Antoine Zebe, Kalash, Fredericks, Drommel. La squadra è ottima, c'è quel Peterson che purtroppo dobbiamo mettere perché sennò non ce la facciamo con l'obiettivo, e quindi andiamo a vedere. Intanto Fonte si fa male, esce subito per Camara, perfetto ragazzi, scenario che volevo. Fonte è infortunato dopo 3 minuti, anche a monito De Jong, ma quello mi interessa meno. Flex su rigore, va in, porta in vantaggio lo Sheffield United. Malissimo ragazzi, non possiamo perdere contro una squadra che è tipo 18esima, 19esima in classifica. Si fa male pure Kalash. Brooks raddoppia. Assurdo, veramente una disfatta sta partita. Cioè abbiamo perso 2-0 e abbiamo avuto 2 infortuni. Incredibile. Veramente, dobbiamo fare anche gli allenamenti. Andiamo a creare la sessione precedente. Leverei a questo punto, levo un allenamento di Robinson, questo qui, e gli metto Peterson che dobbiamo un po' allenare, quindi lo alleniamo in scenari offensivi come Kluivert. Simuliamo tutto, vediamo un pochino se sale qualcuno. Peterson sale subito a 46, prende una bella A, quindi ottimo così. Kluivert è già un 77, eccezionale, però lo voglio tenere lì a allenare perché lo voglio far fruttare veramente tanto sto giocatore. Andiamo a vedere un pochino l'ufficio per vedere quanto sono infortunati i nostri giocatori. 6 giorni Fonte, non è così male, mentre Kalash 3 giorni, ok perfetto, non sono infortuni gravi. Ok, scendiamo in campo con questa squadra con Kebana e te, Kluivert, tiro d'attacco inedito diciamo, McDonald, Carney, torna trequartista, Sissé e poi Soares, Tuanzebe, Jalot, Odoi e Drommel. Non è la formazione più forte che possiamo schierare, però è comunque una formazione molto forte. Buono, e te entra in aria, non ha nessuno, prova a appoggiarsi dietro, oddio un rimpallo pericoloso, quasi autogol. Sarà calcio d'angolo però, proviamo a metterli in mezzo, a cercare la testa di McDonald che stacca bene, la paratona del portiere, la palla rimane lì, Dio ancora Sissé, per Carney, prova a girarsi Carney, il tiro, e vabbè, Carney l'1-0, una botta incredibile, il nostro capitano.
Perché non ha la fascia, non lo so. Eccezionale, Carni. Vano. Chebano, aspetta, bravissimo Chebano. Cercare in mezzo qualcuno, c'è subito il 2-0. Penso Sissé o Aite, non lo so. Aite che vi ricordo che andrà via, no è Sissé. Comunque vi dicevo, Aite andrà via a giugno. Abbiamo venduto per quasi 3 milioni, quindi buono. E andiamo avanti, ragazzi. Bello qui Aite. Si gira bene Aite. Ancora Aite. Sempre lui, hai te? Prova a metterla in mezzo sul secondo palo, c'è Kluivert! 3-0, umiliato il Preston, veramente umiliato, 27 minuti, 3-0, partita già chiusa. Kluivert ancora, mamma mia Kluivert, azione in singolo di Kluivert, ancora Kluivert, il cross in mezzo, eccezionale sto ragazzo, e dovrebbe anche fischiare adesso l'arbitro alla fine del primo tempo, bene sul 3-0, niente da aggiungere. Attenzione, buono qui, perfetto, come usciamo, mamma mia che bello questo Fulham. Kluivert si appoggia ai te, che può andare, ha un po' di spazio, aspetta ancora Kluivert, prova a servirlo, la seconda volta è quella buona, Kluivert rientra, eccezionale, ancora Kluivert, il tiro deviato, peccato. Carni, buono, palla per ai te, si gira ai te, il tiro a giro e c'è il gol, anche per ai te, nonostante se ne vada, comunque... Ha giocato bene in questa stagione, non l'abbiamo utilizzato tantissimo, però ha fatto il suo e quindi farà il suo in un'altra squadra senza problemi. Kluivert sta morendo, veramente lo cambio, metto Patterson se lo devo mettere, metto anche Robinson, quindi uno è il figlio di Peter, l'altro è il figlio di Robin. Patterson lo mettiamo alla sinistra, dai, mettiamolo nel suo ruolo, vediamo. Proviamolo un pochino, i nostri due giovani entrano in campo su 4-0, non ci sono problemi comunque. Patterson, vai Patterson, fatti vedere, vai così, rientra, non è velocissimo ma beh, qualche cosa ce l'ha. Ecco qui Robinson, i due giovani che si scambiano, buono così, la palla è per McDonald che entra in area, cerca il tiro esterno della rete. Attenzione qui, la parata di Drommel, si vede anche lui in questa partita. Siamo al 90esimo, quindi forse ultima occasione per noi con Carney. Porta avanti per McDonald. Proviamo a cercare questo 5-0. McDonald si ferma, sbaglia, palla recuperata dal Preston che prova a imbastire l'ultima azione, ma Robinson la chiude lui, la passa a Patterson. Patterson che chiude qua la partita sul 4-0, un'ottima vittoria. Abbiamo anche utilizzato i nostri due giovani che fanno una partita in più che ci serve per l'obiettivo. 11 tiri, 4 reti, va benissimo così. Vediamo un pochino le nostre dirette avversarie cosa fanno. Non ci sono qua, non ci sono né Aston Villa né Wolves. E quindi, anche perché avevano una partita in più, infatti siamo tutti a 36 con 5 punti di vantaggio. Ottimo così, vi ricordo che siamo 24 in questo campionato e quindi sono 46 le partite. Ne mancano 10, una oggi e le ultime 9 le giocheremo nei prossimi due episodi. Teniamo anche a fare i nostri allenamenti per allenare i nostri ragazzini. Nessuno sale, anche se i nostri giovanissimi prendono 2A, quindi bravi loro. Jalò lo voglio continuare a allenare perché mi serve assolutamente per la prossima stagione. E avanziamo fino alla prossima partita, che sarà l'ultima di oggi contro il Queen's Park Rangers. Ok, per l'ultima partita di oggi scende in campo la miglior formazione possibile, anche se abbiamo Soares in prestito al posto di Sessegnon, che sarebbe un 76, ma per il momento ritengo Sessegnon superiore a Soares, anche perché è un nostro giocatore. Quindi Drommel, Sessegnon, Tuanzebe, Kalash, Fredericks, De Jong, Carney, Davis, Chebano, Fonte, Kluivert. Andiamo a spaccare questo QPR. Buono che la palla è recuperata, c'è subito Davis. Si appoggia a Carne che può far correre Kluivert. C'è Kluivert, il tiro di Kluivert. Ancora sul portiere, il colpo di testa di Davis. Non riesce a trovare la porta. Battiamo veloce, subito. Ancora in mezzo, buono per Davis. Il tiro, la parata, ancora non ci arriva Fonte. E vabbè, che sfiga però. Attenzione all'ultima occasione per Queen's Park Rangers col tiro a giro. Drommel in sicurezza. Prende la palla e finisce il primo tempo sullo 0-0. È partita dura perché abbiamo avuto varie occasioni, però il portiere ci ha sempre messo del suo. Dobbiamo sbloccarci. Bravo Chebano che si rifà recuperando sta palla. Tom Davis infiltrante a cercare Fonte sulla fascia. Fonte aspetta qualcuno, c'è Tom Davis che si è inserito perfettamente. Tom Davis in mezzo, non va. Attenzione qui al Queen's Park Rangers, pericoloso.
c'è il calcio d'angolo e per fortuna esce la palla perché siamo al 90esimo. E faccio i cambi, metto entrambi i giovani, così sfrutto questo minuto per metterli, levo Kebano e Robinson. Non faccio altri cambi perché non ha senso, non c'è tempo, dobbiamo solo difendere questo calcio d'angolo. Palla lunga, cercare Fonte, non so se ci sarà tempo per l'ultima occasione. Clivert prova a appoggiarsi, no, finisce qua 0-0. È un pareggio che ci va un po' stretto per come era andato il primo tempo, visto che abbiamo attaccato solo noi. Nel secondo tempo però non siamo riusciti a fare più di tanto. Finiamo così, questo episodio va bene. Wolves che vincono 3-0 contro il Burton e Aston Villa che pareggia col Bolton. Quindi in realtà non abbiamo perso troppi punti, 2 sugli Wolves che sono a 2 punti di distacco ma con una partita in più. Quindi abbiamo la nostra tranquillità, facciamo l'ultimo allenamento e poi chiudiamo con l'episodio. Sempre i soliti, ovviamente, con Jalot, Robinson, Pederson, Gomes e Clivert. Nessuno che sale, tutte B e C, quindi va bene così. Volevo vedere un pochino l'obiettivo dei giovani, se era stato completato. Non stiamo seguendo i piani per quanto riguarda il profilo economico, però per quanto riguarda l'obiettivo dei giovani, ovvero quello che abbiamo fatto con Robinson, è stato completato, ovvero aumentare il valore di un giocatore di 10 punti e poi farlo giocare per 5 partite. Quindi in teoria abbiamo già fatto giocare Robinson, penso, per tutte e 10 le partite. Lo faremo giocare ancora un pochino, ma mancano 7 partite a Pederson, mentre per quella a lungo termine sarà un po' più difficile perché dovranno avere potenziali superiori a 85, dovremmo trovare altri giovani, non sarà facile, però noi comunque ci proviamo. Ovviamente abbiamo fatto anche quello della fama del brand, perché abbiamo fatto addirittura 6 partite consecutive con l'85% di spettatori. Le finanze siamo proprio sotto, mentre per l'FL Championship con promozione diretta ci siamo in prima posizione. Quindi diciamo che le aspettative di dirigenza le stiamo completando quasi tutte. Dovrebbe esserci una mail anche di qualche giocatore. Rim vuole giocare un pochino di più, lo faremo giocare nel prossimo episodio. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'hai fatto, lasciare un bel mi piace, cerchiamo di arrivare come sempre, io ve lo chiedo. Io poi chiedere è lecito, rispondere a cortesia. 150 mi piace e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. Goes for goal, yes! 1-0! Benson with a left foot pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney under the left foot. Yes!